Buongiorno cari amici ascoltatori, benvenuti sulle frequenze di Hub TV. Qui con voi il programma di Storie d'Italia, il programma dedicato alle emozioni, alle passioni, alle nostre eccellenze, a tutto il Made in Italy, a quelle attività che sanno dare risalto a quello che è la nostra eccellenza italiana, famoso 100%. E in questo caso abbiamo oggi con noi degli ospiti molto particolari, sono felicissimo di averli perché sono due pizzaioli che tra parentesi non posso negare, sono anche degli ottimi amici e ho modo di mangiare spesso la loro pizza e devo dirvi che è qualcosa di eccezionale. E io li inviterò prima o poi a dire partecipate a qualche concorso, voglio vedervi vincere i migliori pizzaioli d'Italia, non lo posso negare, ma soprattutto perché poi fanno due tipologie di pizze. Ogni qualvolta le fanno in un modo meraviglioso, ma li presentiamo perché qua parlo solo io altrimenti, dai. E sono simpaticissimi, eh? Sono con noi Greta e Alessandro. Ciao carissimi! Ciao. Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi, grazie. Allora, piacere della possibilità avervi, guarda, mi fa davvero piacere avervi, anche perché in realtà, adesso, mettiamocelo subito in chiaro, intanto, voi avete la fortuna di essere bravissimi come pizzaioli e non negatemelo perché vedo le recensioni sui social network che lo dicono lunga, quindi siete davvero bravi. Avete anche studiato parecchio per diventare così bravi, immagino. Sì, abbiamo studiato anche perché oggi come oggi, se vuoi fare varie tipologie di impasto e conoscere bene la materia, devi comunque sapere di cosa stai facendo e cosa stai trattando. E quindi oltre la materia prima, che poi parliamo di insaccati e tutto quanto, che è per ultimo, diciamo, la decorazione, il vero impasto è l'arma segreta del pizzaiolo, ecco. E poi esatto, il successo di un'attività per quanto riguarda il nostro tipo di lavoro. Sì, anche perché posso dirti che... No, scusi, ci siamo accavallati, Mirko. No, non devo fare. Soprattutto dimmi. Importantissimo è rimanere sempre aggiornati e cercare di portare sempre innovazione, idee, qualcosa per incuriosire, perché non bisogna mai rimanere fermi su quello che si sa, anzi approfondire, conoscere sempre di più e stuzzicare via il cliente. Immagino. Ecco, ma anche perché voi avete una moltitudine di pizze. Quante pizze fate indicativamente? Senza contare le novità che ogni settimana mettete fuori poi, eh? Sì, mettiamo, diciamo, delle fuori menu che non troviamo sempre, anche a seconda dei prodotti che ci arrivano, che sono a disposizione. Per esempio, adesso abbiamo dei prodotti caseari che arrivano dalla Puglia direttamente, che sono squisiti. No. Burratine, stracciatella. Guarda che mi fai venire fame se cominci così. Ma quasi ora. Mi sento che viene fame, eh? Già, anche perché non posso negarlo. Guardate, ve lo devo dire onestamente, io ho avuto modo di assaggiare da loro una nuova tipologia di pizza che è fatta con il metodo napoletano, che ho avuto modo di assaggiare proprio settimana scorsa, che ha quella crosticina meravigliosa che era una leccornea, e devo dire che vi faccio i complimenti, ora ve lo posso dire. Grazie. Posso capire perché sono arrivate così tante recensioni e così tante persone che vi hanno gratificato, ma so che in realtà la vostra attività è anche stata importante in questo periodo per la pandemia, per il Covid, perché siete una delle poche attività che durante questa particolare situazione siete restati aperti, ma anzi avete aiutato le persone facendo le consegne a domicilio, corretto? Certo, sì. Sì, è stato un periodo molto difficile. Strano. Per noi, per tutti quanti, perché comunque sentivamo la gente in sofferenza e soprattutto per la Greta che andava a consegnare, che comunque doveva tenere mille precauzioni, tu ne sai qualcosa, di cosa stiamo parlando, perciò sai bene cosa c'è stato dietro quel periodo lì e cosa c'è tuttora, anche se ormai la gente un po' si è abituata, si è stancata, ma non è più come quel periodo di quei tre mesi. Mi ricordo molto bene, Marco, quindi adesso si è anche attenuata un attimino la situazione, no? Vedo la gente un attimino anche più sicura, perché adesso c'è anche gente con quasi tutti con le mascherine, invece prima c'era quello un po' ribelle. Insomma, anche noi comunque tornavamo a casa ed era sempre un pensiero, perché comunque lei era in prima linea. Io vabbè, sono dietro al forno, comunque lei che faceva avanti e indietro, non è stato facile, però comunque l'idea di dare, non so, una piccola gioia con una bella pizza a casa. Che non c'è cosa più bella, soprattutto durante un periodo come il lockdown, dove al di là che tutti si erano inventati pizzaioli purtroppo in quel periodo, sì, possiamo negare, spesso
Mets con dei risultati scandalosi. Non vi dico che ho fatto fare il pizzaiolo in casa, come tutta la popolazione, ma il risultato è stato scandaloso. Ho preso letteralmente l'impasto, lo potevo usare come pietra da uscire le persone, per cui no, è andato un fallimento unico. Ma allora, io so che Pietra fa molto le consegne, ma in realtà siete entrambi dei pizzaioli. Questo è una cosa che so. Okay. Ma so che voi fate anche una pizza con il cornicione ripieno. Sì. E io l'ho già assaggiata, perché, carissimi ascoltatori, voi non sapete una cosa, ma io parlo non per sentito dire, perché io sono un maiale, lo posso ammettere. Io vado spesso a mangiare dai gli ospiti prima, io vado, mangio, magari anche in anonima, mi assaggio tutto, mi entro in piedi ed esco rotolando dalla pizzeria, no? E mangio di tutto. E loro, ho assaggiato questa pizza meravigliosa con il bordo ripieno, no? Raccontami con cosa è ripieno il bordo. Mi pare che quella che ti abbiamo fatto assaggiare era solo ricotta, molto semplice, che rimane bella compatta, quindi quando vai a mordere la crosta senti proprio la masticazione bella, bella piena, bella della ricotta. Lo stiamo facendo anche per alcuni che non sono amanti della ricotta, perché ci tenevano comunque a provarlo, con la mozzarella. L'unica differenza è che rimane meno, essendo che la mozzarella si scioglie, non è compatta come la ricotta, rimane bello filante. Comunque è molto interessante anche quello. Mentre sto parlando con te, ho sotto un raccoglitore di bavetta, questo non lo posso un secchiello. Sì, sì, c'ho proprio il secchiello della raccolta, perché mi sta già venendo l'angurino. Poi in realtà l'importanza delle materie prime è fondamentale, sia nelle scelte, nel vostro caso, della farina, degli ingredienti da mettere. Certo. So che c'è anche un kebab, e so che non è il classico kebab che posso trovare ovunque, giusto? No, no, noi abbiamo un tipo di carne particolare, italiana, tagliata, fatta da un nostro fornitore. È chiaro che per i prezzi che ci sono nel nostro settore, ovviamente non posso fare i prezzi che ci sono da un'altra parte, ecco. E quindi mi tocca farlo pagare un po' di più, però alla fine uno esce fuori con un prodotto che è completamente diverso, per farci distinguere anche da un po' dalla massa che c'è in giro, ecco. Quindi ne facciamo fuori tanto, però non è una cosa esagerata, perché vogliamo avere sempre una linea fresca, e quindi ne prendiamo il giusto. Poi magari tante volte magari il cliente arriva, non l'abbiamo, però preferisco avere la linea sempre fresca del prodotto, che piuttosto meglio dire di no una volta che far assaggiare un prodotto che c'è lì da 5-6 giorni e la cosa non mi è mai piaciuta. Ecco. Sì, diciamo che il kebab è stato integrato successivamente, nel senso che vista le numerose richieste dei clienti, chi aveva il figlio che mangiava solo panino kebab, quindi non prendeva neanche la pizza, siamo andati alla ricerca di questo prodotto che fortunatamente abbiamo trovato di qualità, buona qualità. Stiamo parlando di un euro in più al panino, niente di che. La pizza kebab rimane sempre lì. Guarda, parli con una persona che ritiene che, soprattutto sulla pizza, che è un prodotto che è il nostro portabandiera per eccellenza italiano, per cui parliamo di quello che tutto il mondo ci invidia, sulla pizza preferisco mangiarne una in meno, ma mangiare una vera signora. Sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. Quindi sono la d'accordo. Pizza sì, deve essere. Del resto, posso bere un caffè in meno, magari mi bevo un caffè in meno, magari mi fumo una sigaretta in meno, possiamo dirlo. Ma mi mangio una bella pizza buona che mi lasci veramente, come dico io, la goduria, perché quella è la vera goduria della buona. Anche perché secondo me la vera importanza della pizza è digerirla bene. Bravo. Perché questo si parla di lavorazione dell'impasto, la cosa fondamentale è la digestione della pizza, e poi che non ti alzi la notte a bere, perché è una cosa che non piace a nessuno, no? Avere quel salato in bocca che ti lascia, e alzarti di notte a bere acqua non è bello, e quindi lì è l'impasto, lì è il segreto dell'impasto. Vabbè, poi è chiaro che se uno e poi ovviamente so che tu non svelerai mai il tuo impasto, per cui lo sappiamo benissimo che non lo svelerai mai, non te lo chiederai mai, perché è più facile metterti in tortura. Sappiamo solo uno e uno due. Ci hanno provato anche i nostri genitori, ma non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti. No, però diciamo una cosa, chi ci sta ascoltando? Allora, voi siete in un piccolo paesino che è Rogeno, in provincia di Lecco, no? L'indirizzo dove vi trovate esattamente, dove siete, con che indirizzo? Siamo in via Roma 5, rimane via Roma. Un pochino,
Sì, esatto, via Roma 5 a Rogeno, come hai detto giustamente tu, che poi allora, conosci bene, no? Conosco, ma voglio ricordare ai nostri ascoltatori che vi invito a fare una cosa, anche un weekend, o anche se, fra settimana, adesso ovviamente con la questione del Covid è un po' complicato, però appena possibile, fate una bellissima cosa, sfruttate l'occasione di andarvi a fare un bel giro nel lago, di organizzare magari un tour, un piccolo giro intorno al lago di Pusiano, che è lì proprio nelle zone, quindi potete passare da Rogeno e andare a fare un giro nelle sfonde del lago di Pusiano. Pomeriggio, finito il vostro giretto, la sera, prenotandovi prima, perché vi garantisco, vi posso garantire che già alle 6 di sera loro sono pieni di prenotazioni, quindi alzate il telefono e prenotatelo subito anche il giorno prima oppure al primo pomeriggio, perché è impossibile avere altrimenti la pizza da voi, e lo so per esperienza, perché siete davvero molto molto richiesti. Prenotatevi la vostra pizza e cogliete l'occasione di essere a Rogeno per poter assaggiare, mangiare una pizza che vi assicuro non la dimenticherete, e poi mettete la recensione su Google e non solo su TripAdvisor, su tutti, ma sapete che hanno anche un'ottima pagina Facebook che è Pizzart Rogeno, così scoprite anche le novità, le pizze, tutte le cose che possono fare, i numeri per contattarli, insomma tramite Facebook potete trovare di tutto. Se avete la fortuna invece di abitare in zona di Rogeno, nei paesi limitrofi, potete anche provare a vedere di avere la consegna a domicilio, che questa è un'ottima cosa in questo invece periodo, giusto? Fate ancora attualmente le consegne a domicilio, certo. Quali potete servire voi come consegna a domicilio? In linea di massima serviamo tutta la zona, quindi Molteno, Costa, Bosisio, Merone, e in alcuni casi molte cose che facciamo ancora. Beh, ci siamo spostati anche fino a Nibbiono, ma... anche a diciamo Erba, almeno, però, almeno per un bel po' di pizze, dai, non fateli andare a Nibbiono per una pizza, magari chiedete 5-6 di pizze, potete farvi arrivare a Nibbiono, esatto. Per una pizza. Ci siamo spostati anche fino a Cesana, però il discorso che compatibilmente al lavoro che abbiamo quel giorno a quell'ora e a alla spesa, alla richiesta che fa il cliente, prima la pizza da voi, perché ragazzi chiunque ci sta sì, quello è fondamentale, io ve lo posso garantire, se li chiamate alle 7 di sera sono già pieni, e sì, se volete sì, una sì, pizza, noi siamo in negozio a fare preparazione dalle assolutamente 2:30 3. Assolutamente, io vi devo dire grazie davvero di essere stati con me, aver fatto conoscere la vostra storia, ma soprattutto del lavoro che fate, perché fare i pizzaioli oggi è molto importante, perché rappresenta una delle specialità che tutto il mondo ci invidia in Italia, quindi è davvero un tenere alto l'orgoglio italiano, è la nostra specialità per eccellenza, tutto il mondo ci prova ma nessuno riesce a fare la pizza italiana, e voi la fate, soprattutto perché la fate, siete italiani e fate la vera pizza italiana con il cuore, che è la cosa più bella, e si sente ogni qualvolta si fa anche solo un morso della vostra pizza. Grazie davvero di essere grazie, con grazie noi. Mille. Grazie mille. Grazie mille. Ricordo ai nostri ascoltatori, andate a mettere subito il pollicione in su, Pizzart Rogeno. Grazie davvero e a prestissimo. Grete e Alessandro. Un abbraccio. Ciao, grazie. E per conoscere altre storie, conoscere le nostre specialità e conoscere tutto il mondo del Made in Italy, vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Hub News TV.